Arrivo col botto, ragazzi. Siamo in ritardo perché ho fatto ritardo oggi. Ma hanno messo lo spostamento, chiusura, apertura negozio. Rendetevi conto. Ma sì. Ma sì, dai, che si deve. Buonasera. Tanto moriamo lo stesso tutti. Buonasera. Eccoci. Buonasera, bimbi beti e bimbi brutti. Le caster di Manticore. Picchieremo degli animali. Sta facendo la dietta Instagram. Oh no. Oh no. Vabbè, è giusto così, scusate. Come dire, siamo già in ritardo. Esatto. I Verdi sera noi giochiamo a D&D, ragazzi. È giusto. L'importante è la storia. Rodinas ci augura anche buonasera, Hack, magari no. Buona che? Buonasera. A sera che evitiamo. Buonasera, Hack. A sera, Hack. Dai, mio amico, quella mio cugino, mio parente. È cugino Serac, è vero? Mannaggia Serac. No. Non si dice. No, non si dice. Dai, intanto non lo diciamo. Grazie cervello. Intanto buonasera a tutti, come state? Procede bene. Ma spaccare che ringrazio i suoi organi. Perché... Ragazzi, dovete sapere che la regia ha provato a farci bannare, comunque. La regia? Esatto. Comunque, la regia. Signori, tanto signori, benvenuti, buonasera a questa nuova disavventura delle Manticore, con questo sgangherato... Team. Come possiamo dire? Cozzaglie di elementi? Mandria. Insieme di punti ferita. Mandria. Insieme di punti ferita. Ci sta. Un agglomerato di punti ferita, ok? No. Erano i punti ferita agglomerati. Esatto. Allora, si bevamo fino a poco fa del fatto che io non avessi preparato la sessione, ma se anche fosse non ve ne accorgereste. Quindi ora vedrete che cosa comporta cosa lì. Gab, ti sei meritato un'ispirazione perché hai previsto qualcosa di interessante comunque. Tradò fin da adesso. Grazie. Con un grande risvolto particolare. Ma soprattutto siete belli carichi perché tutti quanti hanno fatto, vi ricordo lì, perché noi affrontiamo cose lì. Avete portato soltanto bestie per adesso, quindi... Ma invece no, non ricontrolla persone lì. Facciamo risata di contenibile di Sasha questa volta. Inutili, ma vedremo. Con me ho anche in sottofondo in regia la Siria e il Felice, perché Foundry VTT, vi ricordo che ci fa da mega sponsor. È partita musica a caso? Esatto, un applauso per Foundry VTT. Una cosa fa la musica di Foundry VTT, è arrivato, ci sta ascoltando. Ok. E niente, mi picchieranno perché loro in live nel sottofondo mi sposteranno le icone, faranno tutte le cose che io ancora non so fare su Foundry VTT. Nostro sponsor, grazie per lo sponsor. Dai, un applauso alla regia, dai, su. Da qualche parte. Di cuore in chat per la regia, dai. E niente. Quindi bene, cariche finita. Nel frattempo i nostri personaggi sono saliti di livello. Finalmente era una cosa, diceva, ah, magari è caso che saliate di livello. Vediamo se dovete buttare George per primo giù come al solito. Impossibile. In due partite ho buttato giù due volte in due round. Impossibile. Lui dice muore Cloud. La cosa è che dai, ora ci saranno un po' di reveal. Tra l'altro mi hanno detto che era penultima, quindi ho fatto le sistemazioni al volo giuste. E niente, ragazzi, se voi siete pronti a picchiare duro, perché con l'ago si fa solo questo, vedremo cosa accade in questa sessione. Siamo pronti a picchiare durissimo. Dopo questa e l'altra si fa match con i vari scontri tra i vari gruppi nei Manticore, così. Sì. La regia mi dice di presentare i nostri ospiti, vi autopresentate perché l'ho fatto per due sessioni di fila. Certo. Cos'è il boicotto? Fatto io? Vai, Gab. Va bene. Ciao, sono Gab, recensisco prodotti Wizard of the Coast, parlo un sacco e taglio i sottotitoli perché sono intelligente. E sono felicissimo di essere qua stasera di nuovo nei panni di Yandar, barbaro cattivissimo, la mia comfort class, nonostante sia alto un metro e mezzo. E quindi passo la palla a quello che è veramente grosso tra noi, ovvero Quarto. Così. Ma chi l'ha detto? Mi vedete soltanto in mezzo a questo quadratino. Ma mi vedrete anche in questo quadratino se volete su YouTube direttamente, perché c'è nel mio canale Quarto, dove porto storie narrate da me. E se volete, ma penso che già alcuni di voi possano già conoscere per il famosissimo format Star Wars.
E chi non lo conoscesse, è consigliatissimo, lo andate a recuperare Instagram, sì. Esatto, io lavoro col microfono, ragazzi, quindi troverete sempre dati e microfoni insieme. Stasera il nostro Quasin, che magari avete già conosciuto, stasera svolazza con qualcosa di peculiare. Guarda che gli era attaccata quella cosa lì. Non lo volete sapere. Non lo volete sapere. Aiuto. L'ho attaccata e come l'ho attaccata. Vediamo stasera cosa succede. Prego, passo la palla al bardo della situazione, che è più morto che vivo, e presto lo risusciterò in qualche maniera. Io ho furia di parlare con i morti, rischio di diventare uno di loro. Sono George, Roll and Die. Anche noi, se volete venirci a trovare, ci trovate su YouTube. Venite, perché abbiamo pure in corso una serie in cui c'è Felice che gioca di ruolo. Quindi non avete nemmeno la scusa di dire questa persona mi fa schifo perché c'è Felice che gioca. Ok? Vi vedo. Basta, ho finito. Roll and Die. Passo la palla a Tarivol. Grazie mille, messere. Je m'appelle Tarivol. Faccio membro di Wikiroll. Sì, vabbè. Questo è un insulto. Questo me la segno, capo. Questo è un insulto. Non si capiva se era un insulto o un vabbè, niente. Ma tanto lo sai, dalla serie che abbiamo fatto su Seven Seas, che io gli accenti europei li sminchio completamente tutti. Voleva fare il polacco. Sì, esatto, volevo fare il francese e mi è venuto il polacco praticamente. Vabbè, quello che è. Dunque, membro di Wikiroll un po' diciamo in ogni meandro, principalmente dell'equipe montaggio video, e stasera vestirò i panni della, diciamo, della piperina Gica, cioè praticamente la dinamitarda del gruppo, cioè quella che fa tutti i guai praticamente. Io sono Lago. Ma chi è il master stasera? Lago. Io sono Lago. Volevo giocare, però mi hanno detto vieni a masterare le manticore. E ho detto bah, va bene. Perché sì. Potevi anche dire di scusa, volevo anche Lago, dire perché sì, va bene. Stai dicendo che le mie sessioni non ti bastano? No, che non mi basta, io giocherei ancora di più. Cioè, qua dove stanno? Questa cosa mi offende. Come dire, gioco. Ah, mi è vero, il 17 ci picchiamo con Divinity Nation perché l'ha detto Felice. Esatto. Giusto così. Madonna, è vero. Porca miseria. Come dove siamo finiti? E la cosa simpatica. E voi per chi fate il tipo? Il tipo Lago. E la cosa simpatica è che tutti quanti qui mi fa, soprattutto la Siria, mi fa: Nima, hai preparato la sessione? Felice alle 21 e un quarto mi fa: ma hai preparato la sessione? Perché io non la vedo? Sì. Sì. Lo dice lui, poi sì. Io. La sessione è pronta? La sessione è pronta? Ma sono di quelle cose lì, tipo svita mentale, ripeto di nuovo, Gab ha avuto un'illuminazione, tipo, ragazzi, ma ha fatto così. Quindi, pronti partenza via, perché sono quasi le 10 e direi che se no dobbiamo alle 23.30, vorrei chiudere. Vai, via per il TPK, su. Ma che TPK? Quindi pronti partenza via, benvenuti in questa nuova sessione, penultima della nostra serie con le manticore di Lagu, di Caster, dove gioca il nostro party più picchione, più picchiadura, perché è quello con più morti, ricordiamolo, tra l'altro. Esatto. Con più caduti, ma non più morti. Ridendo scherzando, dobbiamo fare la media. Fatemela in chat, la media di quante volte cade la gente. Master, qui. Devi prendermi a cannonate per tirarmi giù. Ma adesso, non istigarlo anche tu. Per adesso ha funzionato. No, non sono ancora andato giù con questo personaggio. È invincibile. Va bene. Non è vero. Non è vero. Tanto abbiamo capito che il più forte sono io. Basta, andiamo avanti. Sì, infatti. Il più forte. Tu sei un grandissimo last hitter. È vero. No. Quasi non è ancora caduto, è vero. Quasi non è sempre vivo, ragazzi. Mettetevi l'anima in pace. E andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti con l'introduzione della nostra sessione intitolata Non ho più tempo. Ho perso tempo. Perché hai chiuso adesso il negozio. Sì, no. Questa cosa mi mette ansia. Ma che sigla? Cosa è successo? Che bella sigla, ma che bella sigla. Vabbè,
Voi volevate la sigla col cazzo. Esatto. col quarto che vi diamo la sigla. Vediamo la sigla. La produzione. Dateci dindini, no. Ragazzi, ci hanno tagliato il budget in corso. Esatto. Faccio delle bollette. Oh no. Lagu, fai la sigla. Mari. Welcome to Wiki Rock. Godo. La vita. Avete capito che stasera non ci sarà? No. Poi mi pensavate c'è la stessa in verità. Allora, invece, a me piace subito iniziare ogni volta in questo modo qui. Ormai mi conoscete. Fate tutti quanti. Io salvezza. Su morte. Niente. Ah, divertente. Cosa vuol dire? Io mi rifiuto. Io mi rifiuto. E mi dite il vostro risultato, ragazzi. Non lo faccio perché non so neanche come si fa. Come si fa? Io tiro un D20. Tiro un D20 e mi dici il risultato. Su costituzione? Sì. Dai, che ho messo la matita in tutto questo. No. George G 21. E... aspetta, mi fai fare più di 20? Non lo so. Perché ha messo costituzione. Ah, leva 3 di costituzione. Quindi hai fatto 18. 18. Io ho fatto 10. Non so perché ho cliccato. Ok. Non so come sia, non so quanto abbia fatto Gabba, ma dire siamo messi abbastanza bene. Gabba è privato, non è valido. Ritira. Uno. No, ma sta tirando, ma perché mi dà Albram? Vabbè, comunque. Vabbè, dettagli. 8. E poi il Tarivol quando ci ha fatto il magicante? 16. E... ok. E che Albram mi segue ovunque. Questo tiro salvezza su morte. Sto narrando. Questo tiro salvezza su morte. Perché attorno a voi non vedete altro se non due colori, il bianco e il nero. Ed è una confusione tra luce e ombra, un discontinuo di immagini che non hanno senso di fronte a voi. È come se stesse attraversando a tutta velocità un tunnel e ogni foro fa schiantare contro di voi raggi di luce. Due colori. Il bianco e il nero. Quasin, nell'ultimo episodio hai portato a casa qualcosa di molto interessante. Un sasso. Ricordami che cos'è questo sasso. Ricordami che cosa ti ricordi. Altrimenti, prego. Mi ricordo che era anche parte della nostra missione, perché succedeva qualcosa di strano ai granchi, che abbiamo scoperto che i granchi sembravano agire contro la loro volontà. Sì. E mi ricordo che avevo fatto un pessimo tiro su Arcano per capire qualcosa sulla pietra e quindi non sapevo se era forse era magica, ma volevamo studiarla, quindi io ho staccato un pezzo a morti e me la sto portando dietro. Confermo, questo pezzo che hai staccato, per l'esattezza, cosa te ne farai? Penso lo analizzerai, lo consegnerai a qualcuno oppure lo terrai per te? Tanto non posso ingoiarlo perché non c'ho più la gola, quindi la... ma dipende, nel senso, glielo do se mi danno qualcosa in cambio. Ah beh, assolutamente, ti pagheranno per l'appunto, Beh, per allora la missione, sì. In parte la missione. Me ne faccio del sasso io. Anche perché è un sasso, esattamente. E da qui che arriva... E qui che bevete acqua. Che arriva la nostra prima grande informazione, per l'appunto. Il nostro carissimo... sindaco, capo di Thornhold, richiama cortesemente la vostra attenzione nuovamente per potervi ingaggiare di nuovo, perché non siete trovate delle informazioni in più dati gli ultimi eventi. Non capita spesso di avere, per quanto sia appunto unico quello che è successo, creature che esplodono in maniera randomica, creature che non c'entrano niente nelle vicinanze di Thornhold, vermoni giganti, granchi che scoppiano, granchi che si mischiano nell'oscurità, non hanno senso. Eppure sono stati fatti degli studi e vi è una possibile traccia, se così si può definire, che di voi l'incantatore ben conosce
gli effetti di Detect Magic. Sì, sì. Certo. Prego. Cosa fa Detect Magic, ragazzi? Detect Magic praticamente dovrebbe rilevare la presenza di elementi di natura magica. Di natura magica ed eventualmente dirne la scuola di provenienza. Oh, sì, esattamente. E a questo punto, di fronte a questa conversazione con il nano predominante, se così lo possiamo chiamare, di Thornhold, viene posta la domanda. Beh, effettivamente una traccia non l'abbiamo trovata. Ci andreste voi a cercare di capire qualcosa in più? Verrete pagati, chiaramente. Domanda. Cercare dove? Io non sono un intenditore di magia. C'è chi la manipola attraverso le preghiere, chi la studia e chi ne fa flusso in maniera naturale. I nostri arcanisti, se così li possiamo definire, sono riusciti soltanto a creare... lo chiamerei un cerchio? Lo chiamerei un rituale. Il problema è che... chi ci mando? Quindi ditemi voi. Master, io se posso mi metto dietro di lui, un po' di soppiatto e poi... Vabbè, di soppiatto. Sì, evitando di farmi notare come se stessi girando per la stanza, no, mentre lui sta parlando. Poi mi metto addosso il mio fortissimo oggetto magico nuovo, che è il cappello del camuffamento. Mi tiro addosso Shapeshift diventando lui e inizio a fargli la vocina dietro. Se volete andare voi anche questa volta a investigare. tipo, vedete, consapevole di cosa, tipo... Vedete proprio Gika che sta smattando. Oh, due sindaci. Mi sembra che il secondo sia più soggiogabile. Secondo sindaco, lei ci darebbe la sua carica da sindaco nel caso arrivassimo a compiere questa impresa. Voglio il potere su questa città. Certo, però dovete assolutamente investigare in questo caso, che probabilmente comporterà la vostra morte, ma a me sinceramente non me ne importa niente. Vabbè, l'importante è che mi metta per iscritto che mi lascia la carica da sindaco. Vi lascio la mia carica da sindaco e anche quella dei sindaci delle frazioni qua a fianco. Non è un bene, problema. Ho i testimoni, quindi adesso abbiamo tutto quello che ci serve. Dai, test di legno, basta! Mi sto pisciando addosso. E vai in bagno, che ti devo dire? Oh, e lui è basito dalla scena. E... ditemi... Dai. Ditemi come la finiamo di perdere tempo. Ditemi come vi posso aiutare. Dai, rilassati. Gli Andar. Grazie, cervello. Non so. Ma cazzo vuoi che faccia male? Un po' di ridere, dai. Oh, solo che ci sbrighiamo, mi sto annoiando qui. È pieno di libri. Comunque, qualche informazione prima di andare? Ottimo, sì, esatto, informazioni. Giusto. Io ho già ottenuto quello che volevo, e cazzo. No. Informazioni. Beh. Si tratta di un rituale, quindi vi verrà richiesto di restare all'interno di questo cerchio per un totale di 6 secondi. Si tratta di un rituale? Dopodiché dovresti riuscire a... ritornare immediatamente da quello che è il punto di ritorno. Insomma, rituale, bla bla bla. Questo qui non mi fa finire di parlare, quasi quasi non mi ci mando, ne mando degli altri. Vabbè, ci perderesti. Master, una domanda, che ora è più o meno ora in gioco? È un orario rilevante, possiamo fare che sia alle 10 di mattina, perché è bella la mattina. Ah, ok.
Ok. Ah, faccio pure lei. A quest'ora trovare qualcuno che vuole andare a morire è difficile da trovare. Ma io non voglio che guardiate. Mi serve qualcuno che vada a vedere cosa accade. Beh, diciamo per... gli ultimi... E per ora voi siete quelli... Beh, avete più missioni a compimento degli altri. Ed è vero. Interessante. Perché ci sono io. Comunque, ok. Facciamo così. Paga due volte più alta della scorsa volta e siamo a posto. Io voglio il potere, non i soldi. Voglio essere sindaco. Non lo conosci il binomio? Soldi uguale potere. Soldi uguale potere. Potere uguale successo. Successo uguale droga. Droga uguale sballo. L'ultima volta che un teschio ha preso il potere non è finita bene. Te lo dico per esperienza diretta. Oh, ma io sono molto meglio di qualsiasi teschio che hai mai incontrato. Vuoi che ti rifaccio imitazione del futuro? Non sei la metà di qualunque mago rosso io abbia mai visto. Non ti sta rispondendo. Dai, Gica, comunque... io adesso lo spacco tra le mani. Tranquillo. Sapete il problema di tutto questo? Il problema di tutto questo è che se non si fa questa cosa qui non c'è la sessione. Cioè il punto è questo. Quindi non c'è molto modo di fare. Ma ragazzi, cioè, dico, bella ragazzi, andiamo a fare altro. In quel momento quasi in esteso, quindi potete anche raccoglierlo e portarlo. Io fermo un attimo Yandar dicendo ma va tranquillo, tanto ci schiata in un secondo momento. Dai, vabbè, mi stanno girando i coglioni che non ho, andiamo. Volete muovervi? Qualcuno mi raccoglie? Dai, ti prendo io. Bravo. Ti prendo praticamente per il mantello. Oh no, sbomito! Solo avessi voluto. È giusto per polmoni e premovitare. È giusto per aggiungere un po' di colore alla stanza, ti faccio girare così tipo. Ho cannato. No, in che senso? Cosa stai facendo? You spin me right round, baby, right round. Santo cielo. Va bene. lui a voi. Scuoterà la testa e indicherà per appunto una porta dicendo seguitemi, abbiamo fatto i preparativi. Guarda il teschio, non ha le mani, guarda se stesso, poi guarda Gica che beve. Tu indica te Gab. tieni, ne avrete bisogno, sperando che funzionino. Sono cosa? Non pietre parlanti, ma pietre della comunicazione. Pietre parlanti. Sono pietre parlanti. Ah. Spero che vi possano essere utili. Chiaramente una la tengo qui e una la portate voi. Sono inquietanti. Queste avevano questa forma. E guardandole per l'appunto, le pietre parlanti hanno la forma di una faccia. Una la te, una la tiene lui. Le distribuisco al gruppo. Poi quando arriva Quasin. No, che fai? No, ti dico tu, ti prego. Ce n'è una. Ce n'è una, ti prego, tienila tu. Facciamo che questa la tengo io, teschio. Ho portato più sassi di te in queste sessioni. Mi giro verso Gika e cerco la forza di non schiacciarlo tra le mie mani e farne polvere. Ma Gika ti guarda e ti dice: fa quel cazzo che ti pare. Tanto c'ho il mio scudo umano. Dov'è? Andiamo. E aspetta. Intanto mentre arriviamo nel luogo, si tocca le tasche e estrae una pergamena. La consiglio nuovamente a te e basta. Ok, dico. Questa è una pergamena magica. È una pergamena magica del guerriero dragone. È una pietra magica e basta. E pietra una pergamena magica. Mi fa anche sbagliare.
E... ho due peni. L'attivate dall'interno. Io sindaco. Ho sbagliato, scusate. Ah, ah, non sapevo di... non sapevo che fossi imparentato con uno squalo. Ah, è stato un momento di defiance, come si dice qua. Tra gli show, sto show. Il feun. Sulla costa è la spada. Vabbè, beh, sì, ma effettivamente che mi importa, tanto se vanno e ci muoiono, tanto. No, niente, grazie, master. Prego. 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 Vado in IA Kaiko. Beh. Aspetta, dove? Vi ha condotto ad una stanza, l'apre e dice: andate. Prego. Aspetta, è una stanza di un palazzo o una stanza di un... È una stanza, un enorme salone predisposto a questa cosa qui. Potete notare chiaramente per terra dei simboli runici arcani. Arcani con simboli a voi incomprensibili. Tiro su arcano. No. Tiro su arcano, vai. Tiro su arcano. Tiro anch'io su arcano. Così. Tirare su arcano. Dove minchia sta. Eccolo qua. Posso tirare su atletica per... Bello! No! Vergognosi. Hai fatto di nuovo privato, non spiego niente. Ma come privato? Hai fatto privato, Tyvol? Ah no, io non lo vedo. Chiaramente torno a privato. Ah, ok. Ah, ok, adesso lo vedo. Allora... Cad, dove sei stato fino adesso? Ma, avevo un paio di cose da sbrigare, niente di importante. Abbiamo la missione, no? Perfetto, dai. Sì, cosa mi ha sembrato di vedere due... No, due... no, un'illusione ottica. Yandar, cosa c'è sulla pergamena? Spiega, fa vedere, da. Cosa... Non mi intendo di arcano, Gika. Mia strega. Cosa c'è scritto sulla pergamena? Ok, che prendo sempre stranità dal fatto che tu mi chiami tua strega. Ok, srotolo e provo a leggere il contenuto. Ok. No, non posso inviare i messaggi soltanto a Tyvol. Che cosa triste. Ah, teoricamente è possibile, non mi ricordo come, ma è possibile. Vabbè. Sulla pergamena c'è scritto... Atalag Eram Led Oeseum. Ok. Ok. Queste parole... Dicono qualcosa. Qualcosa. Tipo, so che abbiano a che fare con un incantesimo. Sono del riferimento. Tu che sei un arcanista, perché a livello fonico, quando viene lanciata una magia, importa che ci sia un qualcosa di fonico, per l'appunto. Insieme all'incantesimo, magari un componente verbale. Ok, ah, ok. Non è che pensavo avessero qualche riferimento a qualcos'altro, non che fosse l'incantesimo del rituale. Chi di voi ha fatto un tiro superiore a 12, ragazzi, per questo? Ho fatto 12 arcana. Spaccato. 12 spaccato. Si riferisce chiaramente all'interno, cioè al... è una componente verbale per lanciare il rituale all'interno del cerchio magico. Chi invece ha superato 10 può chiaramente constatare per terra che sia simile a un cerchio di teletrasporto. Simile. Cool. Quindi... Ok. Ok, se ho capito bene, se dico queste parole finiamo in un posto che non so dov'è. Sì, quali parole? Vuole parlare. Gli mostro tranquillamente la pergamena. Allora, chiaro. La pergamena. Che dire, proviamo, aspettiamo ancora un attimo. Intanto cammino all'interno del cerchio. Allora, quando avete fatto... Il sindaco chiude la porta e se ne va. Sì. Da bel coraggioso. Non c'è scritto niente. Non c'è scritto nulla riguardo dove posso portare. Potevate chiederglielo. Ah, io l'avevo chiesto. Io l'avevo chiesto, poi dopo non si è saputo. Non sembrava nulla. Molto in vena di parlare il sindaco. Ah, gli ha detto prima così. Dovete stare in quel cerchio per 6 secondi. Hai la voce così simile a quell'altro sindaco. È un'impressione. Io comunque, veramente. Entro anch'io nel cerchio.
Comunque, comunque se siete, dobbiamo aspettare che quello torni indietro. Intanto parlerò a Cloud di come conquistare questo posto con la sua possibilità di trasformarsi in Okay. Master, intanto, intanto comincio a leggere lentamente per farli entrare nel cerchio. Se leggi lentamente, anch'io. Se leggi lentamente, non accade nulla. Ok, allora provo a usare lentamente per vedere che se gli altri non entrano. Tu, non so se continui. A tuo rischio e pericolo, però. Non dovrebbe mai esserci tutti ormai nel cerchio. Quanto è grosso sto cerchio? È un cerchio grande. È chiaramente mi hanno parlato, un cerchio con un diametro di 10 per favore. Piedi. Ma siamo entrati allora in sto cerchio, dai! Da, a posto. Allora, Master, prova a usare le poche conoscenze di rituali che conosco e prova a leggere le scritte. Che classe sei? Warlock. Warlock, li puoi fare i rituali? Sì. Giusto, li può fare i Warlock i rituali? Direi di sì. Gab? O è soltanto il tomo? Sì, sì. Allora, in teoria no. Faccio io. Quindi lui non può farli, soltanto Tomo li può fare. Diciamo che allora proprio... Però leggerò in continuazione senza che succeda un cazzo. Allora, in continuazione, lo ripeto un'altra volta, è... Atalag, Eram, Led, Ozum. Atalag, Eram, El, Ozum. Atalag, Eram, El, Ozum. Ah, spostati che lo faccio io. Mi sa che non funziona, non c'è campo. Se non c'è campo ti distruggo il teschio, ti faccio vedere io come si fa il campo con le tue colonne vertebrali. Allora. Ha parlato il posacenere volante. Guarda che ti impara. Atalag Eldru. I cerchi attorno a voi iniziano a illuminarsi. E in un attimo, con questa risata, sparite all'interno della stanza. Oh, bene. Che bello. Cambio mappa. Visualizza scena. Attorno a voi. Che ansia. Dai. Due colori. Visualizza, ops, scusatemi, non visualizza attiva. C'è ragione anche da... Visualizza. Founder VTT. Ah, com'è? È attiva scena, giusto? C'è soltanto quel bottone, quel clitestro. Sì, si vede? Sì, attiva. Lì, attiva, visualizza. Però questa... No, siamo di nuovo qua. Attiva, visualizza. Ancora. Attiva, visualizza. Oh no, siamo di nuovo... No. Una grotta. Cioè, non è che attorno a voi il silenzio è più totale. Non ci sono suoni. Vedete un qualcosa che forse avete già visto. Ma è in bianco e nero. E poco alla volta i colori iniziano a prendere vita. Attorno a voi... vi è quel rumore che già avete sentito, quello di caverna. Eppure c'è qualcosa di diverso. A voi l'esplorazione di questo posto nuovamente. Vita scena attiva. Siria, me li puoi mettere nella parte in alto a sinistra della mappa. Che ansia, ragazzi, tornare qua. Zio cantante. Allora, Master, mi sembra inutile dire che io appaio già con la spada tra le mani. Estrai la tua spada. E non è un apparire. Tu sei spostato in questo luogo. È un dissolversi al contrario. È un apparire. Okay. Che sensazione, ok. È un apparire in questo luogo, un dissolversi per l'appunto al contrario. Però. Vorrei fare, se vedo che siamo completamente al buio, vorrei avere l'ascia da lancio in una mano e accendere una torcia nell'altra. Lo fai. E mentre compi questo gesto, ti accorgi di qualcosa di estremamente strano. Non ci sono colori. Vedi in bianco e tonalità di grigio e nero. Anche con la torcia?
Sì. Ragazzi, questo non è normale. Guardate. Allora, la torcia in girando la torcia, noterai questo. I tuoi compagni hanno colore. Ma che cosa? È una cosa unica nel suo genere. Stona tantissimo. Tutto ciò che è attorno a te è in scale di grigio, ma i tuoi compagni hanno colore. Lo vedete anche... Lo vedete anche voi. Nero, fatto bianco e nero, grazie. Lo vedete anche voi. E continuo a girare la torcia in giro perché sono confuso, ovviamente, non capisco. Non mi intendo di magia. Riferisco tutta la mia strega, cioè non... Cosa che cazzo sarà questa? Proprio ma mi blocco il mio fuoco in bianco e nero. Il tuo fuoco? Osservi la tua fiamma. Ma mica stai facendo tutte cose senza filo, complimenti. Osservi la tua fiamma. La tua fiamma in realtà direi la parola svampa, ma non esiste la parola svampa. Si alterna, divampa, no, non è divampare. Provo a dare una descrizione. Si restringe. Non è che si restringe, diventa a tratti colorata, ma a tratti grigia. L'esempio che darei è quello di quando voi giocate con la luce che avete in casa, accendete e spegnete l'interruttore. Di colpo. Ma che cosa? Flickera! Che cazzo è sta? Per tutti gli spiriti, cos'è questa cosa? Mi hai chiamato. Non saprei proprio spiegarlo, neanche. È la prima volta che vedo sta cosa. Curioso. È interessante allo stesso tempo. È come uno spruzzo colorato malcon. Tu non ne sai niente, Teschio. Sei tu lo stregone qui. Insieme alla mia strega. E al bardo. Non sapete nulla di questo? No, mai visto nulla del genere. Anche perché allora, io... Clad si sta muovendo in giro. Clad, vedi questo. Eccoci. Mentre ti muovi, per un attimo, con la coda dell'occhio, vedi una figura alta 1,5 metri sulla tua vita. Si china, sembra un minatore. Come volti lo sguardo o compi un altro passo, quella figura sparisce. Stai vedendo l'esempio che potrei darti è quello di... Foto istantanee, frame, come quando in un videogioco vedi per un attimo il frame e lag. Tu sei sicuro che quell'incantesimo fosse un incantesimo che ci spostava solamente nello spazio? E non anche nel tempo? Madonna, cosa dove ci hai portati? Io volevo soltanto dimostrare che sono capace a lanciare gli incantesimi rispetto alla nostra compagna. Poi non mi avete detto che incantesimo fosse. Non leggo mica. Urlo e rido. Intanto, Master, io... Dimmi subito dove ci hai portati. Intanto avanzo. Dai, facciamo poche... Dai, poche rogne, andiamo un po' in giro. Verso gli altri. Certo. Sì. Ho perso gli altri. Master, io rispetto alle esperienze della volta scorsa vado proprio sulle punte dei piedi. Ma si sentono dei rumori? Devo dire la percezione. No, non ci sono rumori. Nonostante sia grotta la caverna che avete già controllato. Niente rumori. Neanche l'eco. Master, per me è nuova però questa scena. Da io Yandar. Ho visto qualcosa qua vicino. Ho capito. Perfetto. Cioè, da personaggio, per me questa scena è nuova. Perché c'era stato Albram qui. Ha senso, ok. Compite i vostri passi. E come Clad ha visto questa figura, ora vedete due bullette. Uno davanti e uno dietro. E sono fermi. Ma hanno colore. Hanno colore. Ma che cosa? Ma fermi nel tempo o fermi nel senso che respirano e sono lì che respirano ci guardano? E vi osservano.
Un po' come se fossero sull'attenti? Sì, decisamente sì. Un cane da guardia è sull'attenti quando vi osserva. È in un rapporto simile. Ma che cosa significa questo? Okay, occhio al movimento, ragazzi. Sì, sì, sì. Io infatti sono fermo. Vai. Una domanda. Erano fermi lì e non ce ne siamo accorti noi oppure sono arrivati pian piano? È una bella domanda, perché non è che non ve ne siete accorti. Sono apparsi di fronte a voi, quindi ve ne siete accorti sicuramente. E loro pare che si siano accorti di voi. Ok, Master, provo a effettuare un piccolo movimento per vedere se reagiscono, ma proprio un passo. Vai, svolgi il tuo passo, fai il tuo passo. Le creature hanno un colore molto vivido. E direste che rispetto al loro surrounding, al loro contorno, background, che è grigio, ripeto, hanno un colore più simile al vostro. Loro non sono in bianco e nero. C'è un gatto. E ora mi fate un tiro iniziativa. No, oddio, volevo tirare qualcosa. Va bene. Ho una domanda per il master. Riesco a dire due parole prima dell'iniziativa? In realtà sì. Avete anche il tempo di lanciare le preparazioni, se volete. Perché mi giro verso... dinamica particolare. Ok, mi giro verso G, che è illuminato anche dalla luce. Ecco, Quasin, la sua luce è verde? Le sue fiamme sono verdi, come sempre? La sua luce e le sue fiamme sono verdi? Quasin, una domanda per te. Vai. Le tue fiamme e la tua luce è qualcosa che fa parte di te o è una cosa che alimenti? Penso che faccia parte. Penso che faccia parte di te. Allora sì, sono colorate. Parte, ok. Allora, è illuminato più dalla luce di Quasin a questo punto, perché la mia torcia si accende e si spegne. Guardo verso Gika e gli chiedo una cosa. Però flickerà tra questo bianco e nero, cioè tra colorato e non colorato. Ok. Che tu sappia, queste sono bestie. Animali. E poi in tiro iniziativa. Ma l'ha chiesto a me? Eh sì. Ho chiesto dietro in generale. Ah, in generale. Se l'abbiamo già uccisi, li uccideremo di nuovo. Comunque, io Master, prima che i bullet possano fare qualcosa, qualcosa come mi è venuto fuori, prima che i bullet possano fare qualcosa, mi libro per aria. Uso il tratto del Warlock del Genio e mi alzo di 30 piedi. Sbatti il soffitto. Quanto è alto il soffitto? Non ha calcolato quanto è alto. Sei appena accorta. Caverna. Caverna. Ah, ma nel senso, quanto è alto? 3 metri, tipo? 3 metri, 10 piedi. 10 piedi? 15 piedi, alla peggio. In quel punto lì, poi... Non ci sono master, 30 piedi qui dentro. Ok, diciamo mettici in fight, che sennò non possiamo tirare. Ok, diciamo sto sto semplicemente in aria. Allora, Felice, dove sta il click destro iniziativo? Ovviamente. Ah, ha fatto così a caso, ha fatto tutto lui. Foundry VTT! Foundry VTT! Come si gioca? Come si gioca Foundry VTT? Allora, Madonna, non ragazzi, così, che schifo di tiri. Sì, comunque nell'iniziativa siamo sempre perfetti. Iniziativa di campioni, ragazzi. Come sta fight, combattimento, fight con la quilla rubo da Siria? Inizia combattimento. Sotto a destra, inizia combattimento. No, la musica, ragazzi, la musica. Dove sta lì, che la rubo da Siria, se no? Bravo, perfetto, vorrei rubare la che non vorrei rubare. Comunque. Allora. Mio, il fatto che esistono in bianco e nero non capisco più un belino lì, se è sopra o sotto terra. È visibile il codo? Sì, è visibile, perfetto. Sì, iniziativa. Visibile. Allora, Gika ha fatto un passo in avanti. E loro immediatamente dalla guardia avvertono una minaccia da voi. Vi aggrediranno. La prima creatura salta in vostra direzione. Ci sbatte tutti quanti come la mano. Ma qui siete in un punto particolare, quindi non potrà andare oltre. Yandar o Jandar.
a te privilegio. Eccoci. Balzo letale. Brutta. Raga, mi spacca. Sei un gigante, sei non quello che può tenere di più un mulet. Ognuna di queste creature deve effettuare un tiro salvezza su forza o destrezza con difficoltà 16. A scelta del bersaglio. Se lo fallisce viene buttato a terra, però ne subisce 14 danni. Più 14 danni taglienti. Dimmi che lo ha passato. 19. Se invece lo supera, subisce la metà di quei danni. E non è buttata a terra proprio di 14 danni. Porco. Me li faccio viene, me li applico. Viene spinta di un metro e mezzo fuori dallo spazio della creatura, quindi lì va bene. Fino a uno spazio libero a scelta della creatura. Se non c'è alcun spazio libero dentro la città, la creatura cade invece a terra. Quindi bene, passa, passa. Sì, lì. Prego. Come si fa il bottone? Bottone, vai. Va bene. Dovrebbe esserci prossimo. Io ho il trauma da l'ultima volta che quel bastardo mi è saltato addosso e mi ha rischiato di ammazzare. E quindi, visto che i sussurri dissonanti non hanno funzionato la scorsa volta, gli casco direttamente paura addosso. Ah, proprio iniziamo con... Sì, sì, non frega niente. Aspetta, ma è a cono. Sì, è a cono davanti a me. Io glielo casto. Non a quello che ha saltato davanti a te. A quello che ho davanti. A quello che non vedi. Ah, forse. Ce n'è uno davanti. Ne sì. Sono due. Sì, sì, sono due. Io non lo vedo. E gli casto paura addosso. Deve fare un tiro salvezza CD 15 su saggezza. Vai, target e io schiaccio il bottone. Oppure lo fai in automatico. Foundry VTT. Targettato, però devi. Foundry VTT. Compralo. No, ecco. Aspetta, c'è un problema. Sì, sì, ho targettato. Devo posizionare. No, devi. L'ho lanciata. E devi far. Hai messo l'area del cono? No, l'ho targettato lui. Non potevo farlo così. Ah, ok, a posto. Come faccio a posizionarla allora? Scusa, spirito. La chat però non mi dice niente, non mi dà niente. Vuoi farlo tu? Ma la chat non mi dà niente. Ok. Aspetta, 9 metri ti sei allontanato però, eh? O sbaglio? No, ha castato la ferma. No, ha castato la ferma. No, però cos'è? Me l'ha castato addosso a me stesso? Ah, ma un cono... Ah, fantastico, non sapevo cosa vado qui del cono che poteva essere a caso in qualunque posto. Un cono che non parte da te, fantastico, bellissimo, allora. Mi ha fallito il tiro salvezza. Ora, questa creatura è spaventata, quindi attenzione. Token, simbolino, spaventato. Dove è spaventato? Questo è un bulletto spaventato, Monster Forest, grazie, ho già finito quello. Che verso... Com'è il verso del bulletto spaventato? grazie, grazie. Non so come... Balza via facendo. Allora. Sì, ho finito. Attenzione. La bombarola. Sì, ok, dato che Clad ha tenuto a bada il signorino davanti a noi, io proverò a dare una mano a Yandar con il suo nuovo pet. Un attimo che la scheda mi è finita sotto alcuni elementi, quindi devo aprire di nuovo. Primo raggio. GG. Vai, colpito. GG. Allora, uso il mio tratto del genio, quindi a questo danno devo sommarci il mio carisma. E per fortuna. Quindi sono 5 danni. E lo spingo indietro di... Era 3 metri. Creature anche grandi? O irrilevante? Indipendentemente. Qui viene spostato indietro di? 3 metri. Ok, poi. Poi gli tiro un altro raggio. 3 metri, no, di più. E qui. Mi sa che questo non va. Ok. Ok, questo purtroppo non è andato come speravo. Allora, direi che
come semplice azione mi sposto. Anzi, rimango qua. Azione finita. Just a moment. Ah, finalmente. Allora, io mi ricordo di questa. Dov'è finita? Scusatemi, avevo un bullet lì vicino. Si è andato dietro. Ok, allora. Ragazzi. Fine... Ok, ma tu scusami, Gika, hai tirato contro l'altro bullet, quello che è vicino a Clad, giusto? No. Quello che era vicino a Yandar. Ah. L'ho spinto via con una deflagrazione respingente. Molto, molto, molto bene. Pensavo avessi fatto all'altro. Allora, dato che è l'unico che riesco a vedere... Ti faccio... Archetto Belinda, la fatta. Lancia incantesimo livello 1. Male. Ah, tiro di merda. Accidenti. La madonna, cos'è l'ICA 17? Volevo provare a ucciderlo, ma non ci sono riuscito minimamente. Pertanto, la stitter delle mie. Avendo paura che mi salti di nuovo addosso, dico: vai, Yandar, vai. A quanto pare ha superato il mio fulmine, ma non supererà di certo te, vero? E direi che come azione bonus non posso fare nient'altro interessante, perché di trucchetti sono tutte d'azione. Pertanto, tocca il bullet. Oh no, tocca il bullet di fianco. Ah, non si può avvicinare. Allora, finché è spaventata la creatura. Non si può avvicinare. Non si può avvicinare, però devo utilizzare ed effettuare l'azione di scatto e muoversi per allontanarsi dall'incantatore lungo il percorso più sicuro possibile al mio soccorso. Ad ogni turno. Sì. A meno che non ci sia alcun posto dove andare, se secondarmi la sua turno in un luogo dove non possiede linea di vista fino all'incantatore, può effettuare un altro di salvezza. Va bene. Aggiungo anche che in realtà, sì, nel momento in cui casto paura, se non lo supera, io proietto un'immagine della sua più grande paura. Quindi non so cosa viene proiettato, perché non so di cosa ha paura questo bullet. Un predatore più grosso. Un predatore più grosso. Un predatore più grosso. Ok. Chiaramente. E vabbè, chiediamo, allora questa creatura qui andrà sotto terra e si allontanerà, perché voi non sapete dove. Oh cazzo, divertente. Cazzo. Così, lì si allontana. Si allontana, la facciamo così. E faccio il tiro salvezza nascosto, che non so come si fa. Doppio clic, tiro salvezza nascosto, che chiaramente voi non lo vedete. Privato. No, ma io lo faccio privato. Anche pubblico, chi se ne è, non mi importa. Tiro su saggezza, giusto? Trappa. Dove sta la saggezza? Tiro salvezza. Yumiko, di cosa hanno paura i bullet? Bomba dell'acqua. Non so perché ha fatto due tiri. Resta lì. Ok, e se ne sali. Fatto 10. Prego. Non è ancora finito il round. Quindi prossimo con turno successivo. Vai, andar, spaccalo. Posso la considerazione? Perché io vorrei lasciare la torcia. Lasciarla 3 metri più in là. La fatto. Considerazione. Fatto. Ok. Ok, quindi illumino un'area 3 metri più avanti di 6 metri a raggio. Allora. Tanto spengo, allora, spengo la torcia. La torcia rimane accesa comunque. 3 metri la lanci poco più in là. Verso dove mi hanno detto che c'era l'altro bullet. Ho detto ce n'è un altro, quindi io lancio la torcia leggermente più avanti, 3 metri in avanti. Allora, la luce che emana questa torcia adesso è solamente in bianco e nero. Nel momento in cui l'ho lasciata. Ok. Bonus di intelligenza. Sì, leggermente più verso di là, dove vedevo che c'è il bullet. Quindi io mi sposterei. Dipende cosa vedo, perché adesso non vedo niente. Dall'altra parte. Ma è un umano, vero? Sì. Sì, non ci vedo niente io, se no. Non ci vedo al buio. Per questo lancio la torcia un po' più in là. Davanti a me. 3 metri in più davanti a me. Nella zona bullet. Nella zona dove c'è il bullet prima.
Fantastico. Grande regia. Immagino grande regia. Faldo UTT. Nel momento in cui vedo il bullet che mi arriva addosso, mi colpisce, prendo il colpo, anche se leggermente meno forte, lascio cadere sia l'ascia che la torcia, la lancio in avanti in un momento di stress, tendo tutti i muscoli del corpo, sentite comincio a ansimare, vedete la condensa uscire dalla mia bocca, il tatuaggio sulla mia testa si illumina, guardo in avanti, vedo il bullet, vado in ira. Dai, spaccalo le botte. Proprio senti Jika che ti urla: spaccalo! Come desideri. E con un attacco, con maestro d'armi possenti, attacco irruento, prendo lo spadone da dietro la schiena e glielo schianto addosso. Dai, con la cheerleader alle tue spalle. Ecco, la cheerleader alle tue spalle, se non fai critico mi arrabbio. Oh. Vedo baffa giunta a caso. Vado, porca puttana, lo sfondo. Bam. Ovviamente non l'ho targettato perché sono un idiota. Aspettate, non l'ho targettato. Vabbè, aspettate. Sì, ha tirato di merda comunque. Con 21 abbattivo i danni. Dai, 3. Dai, 3 di 100, vai, su. Danni. Mi dice che è troppo lontano. Devi dargli un bel abbraccio. Poveretto, è tutto su. Sotto. Aspettate, eh. Vabbè, l'ho preso lo stesso, lo chiavico. Boom! Boom! 23 danni. È linda. Cade lo spadone, boom, contro di lui. E da lì, da terra, faccio il secondo attacco portando lo spadone verso l'alto. Prego. Vai. No, mi sa di no stavolta. Dopo questo, Master, lo guardo, mi batto tipo sull'armatura e un pugno. Ruggisco davanti a lui per attirare la sua attenzione. Avrà vantaggio a colpirmi il prossimo turno. Allora. E termino il turno. E tocca proprio a lui. Inizia il round, ragazzi. Quasi navi, tirato un 18. Giorgio un 10. Gab un 8. E Tarivol un 16. Accade questo. Che succede sempre qualcosa quando siamo nelle sessioni di lago? Utilizziamo. A certo punto... Utilizzo Gab come punto di riferimento. Attorno a te si sta muovendo tutto quanto ed è normale. Che cosa? Ma normale. Alla tua vista tutto diventa grigio e viene attraversato da un qualcosa che ti investe pienamente, come se avessi attraversato, ti senti proprio attraversato, ti senti attraversato da qualcosa, dalla testa ai piedi. Ma non è qualcosa di visivo, lo puoi avvertire per sulla pelle, sul tuo corpo. E nel momento in cui questa cosa ti attraversa, attorno a te vedi tutto quanto in bianco e grigio. Ti trovi nel piano etereo. Cosa? Così come... Wow. Giorgio. Wow. Nel senso che noi li vediamo sparire? Esattamente, loro vedono voi sparire, ma voi vedete loro le in bianco e nero. Ok, noi vediamo loro, ma loro non vedono noi. Sì, cioè loro, George e Gab vedono voi in bianco e nero. Per, ai vostri occhi invece di Quasin e Jika, loro spariscono. What the fuck? Ma cazzo sono finiti? Quindi... Il bullet, wow. non vede Jandar. Andiamo su Clad. No, nemmeno c'è neanche Clad. Quindi mi sei rimasto solo io. Si avvicinerà e cercherà in qualche modo di attraversare. Dopodiché si inabisserà in te a terra. Ho una domanda.
si è comunque mosso, prendo un attacco di opportunità? Cioè, posso effettuare un attacco di opportunità? Sei nel piano etereo. Tenti di fare attacco di opportunità. Ah, non ci sono, non proprio, sono assente. Ma ok, io nell'ira più totale. Sì. L'otto versi. L'otto versi. Come se non fosse lì. Cosa? Ok. Prossimo turno. Prossimo round. Bottone. Turno successivo. Founder VTT. Flood. Ti trovi nel pianetereo. Ah, tu vedi Gab. Vedi, cioè vedi. Lo vede a colori. Wow. E tutto il mondo intorno a me lo vedo a colori in bianco e nero. In bianco e nero. A parte che lo vedrei in bianco e nero comunque perché ho solo scuro visione, però. Ok. E allora mi avvicino a Gika, che è la più vicina. Provo tipo a metterle una mano sulla spalla, a chiederle che succede. Parli? La tua mano attraversa il corpo di Gika. Non riesci ad appoggiarla. E le tue parole sono vuote per le orecchie di Gika. Jessica invece è in grado di sentirti. Jandar è in grado di sentirti. Ma Jessica no. Ok. Che merda. Se mi guardo attorno, i minatori che comparivano prima immagino non ci siano. Ottimo, mi fai un tiro percezione a riguardo. Percezione 12 più 1, 13. 12, 13. Allora, ma non li vedi? Avverti dei suoni, però. Sono suoni di piccone, ok? Non ha senso che ci siano. Sono suoni di piccone che rimbombano per la caverna. Ma non riesco a capire da dove provengono. Ah, saranno tre colpi, toc, toc. E poi c'è il giusto tempo di accorgertene. Ma allora niente, uso il mio movimento per muovermi nella zona più verso di qua, dove c'è la pozza d'acqua, e vedere se noto qualcosa di diverso, e faccio cenno a Yandar di avvicinarsi. Bene. È una pozza d'acqua. Le onde non si muovono in maniera normale, per l'appunto. Caspita, il termine è come se l'acqua laggasse. Cioè, letteralmente okay. L'acqua che lagga. Quindi va frame per frame. Non va in maniera fluida. Allora niente, finisco di sto lì a guardare l'acqua, quel turno purtroppo cioè, l'ho finito, quindi non è che posso fare altro. Allora. Ok, ma Master, a vista non abbiamo più niente, non, né i bullet né i nostri compagni, giusto? I due bullet si sono immersi sottoterra. I vostri compagni sono spariti. Un attimo lì erano lì, l'attimo dopo okay. Sono spariti. Dove cazzo sono finiti? Sono finiti? Tu hai visto dove sono andati? No. L'avevo davanti. Porca. Vabbè. Vabbè, non. Ok, facciamo così. Almeno la mia impressione è che. Chi è la pergamena? Aspetta, tu da chi te la stai facendo tenere? Almeno. Secondo te io posso tenere. Ho detto da chi te la stai facendo tenere, porca troia. Master si poteva dire che teoricamente gliel'ho fatta vedere io, giusto? Lui l'ha tenuta, se vuoi tirarla fuori può tirare fuori. Ok. Facciamo che te l'ho fatta vedere io, che ce l'avevo in tasca. La pergamena a livello logico, quando l'ho letta, non mi diceva niente, se non un incantesimo di... Sì, è chiaro, è una componente verbale, chiaramente. Ok. È una componente verbale. Comunque, non ti dice niente. Tiro d'arcana. Vuoi delle conoscenze? Tiro su intelligenza. Comunque, dai. Almeno la mia ipotesi è che se fluttuiamo, non ci sentono con i passi. Quindi proporrei di provare a esplorare. Ottimo. Master, io cerco di capire se per caso magari c'è qualche informazione. Intanto che riesco.
riesco ancora a librarmi in aria, esploro il più possibile. Allora fai il tuo movimento. Aspetta che non leggo, vieni qua. Se sei lento, sei tu che ce l'hai in mano. Ragazzi, mattiamo i turni però. Ok, facciamo così. Ti prendo sotto braccio, ti tengo la pergamena, così intanto volo in giro. Ah, ok, non mi piace. Vabbè, così ha senso. Così ha senso. Mi dirigo qua sopra a vedere. All'interno di questo luogo, chi si ricorda? Vedete questo corridoio, ok? È una struttura nanica. È un corridoio nanico. Le pareti sono lisce. È come se fosse, per l'appunto, una miniera però di ottima fattura. Una miniera molto elegante. Oh no, perché ho paura? Perché ho tanta paura? Miniera molto elegante. Sì, è una miniera che con le pareti fatte bene, belle rettangolari, ci sono anche le piastrelle. Però ci sono intanto questi intavi dove c'è la nuda roccia. Ok. Che dire? Procediamo? Puoi sfondare il muro? No, è un corridoio, andiamo a destra o a sinistra. Ah, è un corridoio, pensavo ci fosse un muro davanti. Ok. Quindi testa o croce? Sempre sinistra. Hai dei gusti strani. Quanto movimento hai, Gika, mentre voli? 30 feet. Ok, ricordiamoci il movimento, siamo ancora intorno a terra, ragazzi. Ok, per ora sto fermo qua. Un attimo, dietro. Quasi no. Io ho letto con 26 arcano la pergamena per capire un po' qualcosa in più in generale. Allora, per capire qualcosa in più in generale. Come ti dissi in precedenza, era simile ad un cerchio di teletrasporto. Quindi vi siete spostati da dove eravate. Ha fatto un ottimo riferimento, Clad, riguardo a spazio e tempo. Quindi sta accadendo qualcosa in cui voi vi state muovendo attraverso, chiaramente, episodi, se non tempi, di diverso tipo. Sono apparsi delle creature attorno a voi e la magia che più ti viene in mente simile a questa è la trasmutazione. Hai domande più specifiche? Provo a darti risposte più tecniche con un 26. Però per quello che mi hai chiesto è questo quello che... La mia domanda specifica era semplicemente, dato che deve essere riferita alla pergamena, se la pergamena effettivamente aveva qualcosa a che fare con la situazione che stava succedendo qua intorno. Beh, direi del bianco e nero. Qua attorno? Beh, sì. Sì. Magari non con quello che attorno a voi, però per quello che è successo, per quello che sta succedendo, è molto probabile che questo rituale, questa magia abbia questo effetto. E se l'ha ricasto? Boh. E che cazzo devo tirare? Ce l'ho la pergamena. Come a te? Non è la pergamena. Come a te la casto, nel ripeti, senso, come faccio proprio al... Ripeti l'incantesimo. Quello. Ok, quello. 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 Quello, c'ho scritto davanti. Eram led oesum. Atara Gelem Oesum. Bene. E tutti quanti voi mi fate nuovamente un D20, ragazzi. Oddio mio. Cosa ho fatto? Tiriamo tutti un D20, aiuto. Un D20 così. Panico, paura. Disperazione. Un D20 liscio. Non tiro mezza su morte. Bam. 3. Ehi. Allora, quasi in 18. Di nuovo. Così è. L'uomo maggiorenne. Tari Volotto. Ah no, però. No, Jessica. No. Gab. Quindi mi stai tenendo a letto. Tari Volotto. Sparisco. Cos'è? Grande Gika. 13. Ho fatto 13. Ok. Allora, va bene. Divertente. Sì, lanci l'incantesimo. E vi ritrovate. Provo a fare una descrizione che abbia senso. Non ci sono più le pareti della caverna che vedete attorno a voi. Per un attimo diventa tutto quanto nero. E poi tutto quanto bianco.
vi ritrovate nel vuoto. Se Clad vede Jessica, Jessica vede Clad nel punto dov'è. E siete a colori. È come se voi riappariste insieme, ma tutto ciò che è attorno a voi sparisse. Vedete anche i bullet. Però i bullet, invece che essere a colori, per chi li ha visti nel primo episodio, sono strani. Sono come ammalati. Sono come se fossero stati, infettati da qualcosa. E poi svaniscono. E voi apparite qui. Anzi, non è apparite. Voi vi dissolvete al contrario. In questo luogo. Dove nello specifico, Master? Non si è visto il ping. Dove sono i suoni? Non vedo niente. Niente, no. Visualizza. Attiva! Ecco qui. Eccoci. Ho sbagliato. Oh. Oddio, è tutto nero. Ecco qui, okay. Ancora sì. What the fuck? Ma mi ricordo la sabbia io qua. Cazzo. E voi vi dissolvete al contrario qui dentro. Qui, in questo luogo. Lo vedete? Ed è sotto di voi. È un posto che alcuni di voi hanno già visto. E come se precipitaste in questo luogo. E come prima, poca una volta, voi riprendete colore. Ci sono dei gabbiani in aria. E potreste giurare di ricordare qualcosa in questa spiaggia, ma non c'è. Ok, ma è in bianco e nero? Cioè, questa situazione è al pari di come quando siamo arrivati nella grotta? Al pari di come quando siete... È simile a come quando siete arrivati alla grotta. E tutto intorno è bianco e nero, non ci sono suoni, siamo solo noi a colori. Esattamente. Adesso attiviamo la cosa attiva. Non c'è il bulletto. Una domanda, quindi ci siamo tutti o ci siamo solo io e Clad ora? No, ci siete tutti quanti. Ok. Cazzo, ecco dove eravate finiti. State bene? Sì, cosa sta succedendo? Master, speravo... termino lì. Speravo potessi dirlo tu a me. A quanto pare la pergamena stessa ci ha aiutato a trasportarci in quest'altro mondo. Pertanto io suggerisco che il sindaco sia un traditore. No, quasi non ci siamo trasportati in questo mondo. Siamo a metà tra questo mondo e un altro dannatissimo mondo di cui non capiamo niente. Perché noi siamo spariti, non potevo toccarvi, non potevo fare niente. Come non potevate toccarci? No, ero lì e non mi sentivi. Magia, ma oh, io sono il sindaco, devo mandarli in posti strani e assurdi. Evviva, evviva. Aspettate. Ma quello che ti preoccupi è più che ci vedeva e non del fatto che ci stava toccando. Aspettate. Io e Clad non potevamo vedervi né toccarvi. E adesso siamo tornati di nuovo qui. Cosa significa? È la pergamena che fa questo. Probabile. Mi guardo attorno per vedere se ci sono i granchi dell'altro giorno. E nel farlo, però, casto vedere invisibilità. Eccolo qui. Eccolo qui. Voilà. Grossissimo. Casti vedere invisibilità. Vedi questo. Allora, mio che sbattiti, no. Non mi muovo bene. Eccolo qui. Vedi questo. Certo. Ma di nuovo. Ovviamente. Allora, ti descrivo cosa succede. Perché attivi la tua magia e voi non vedete quello che vede Clad. Ma Clad...
Clad sbianca. E lui, vedete, incrociate questi sguardi e, lui, e tu ti rendi conto del fatto che lui è l'unico che riesca a vederti e che tu sei l'unico in grado di vederlo. Lui come è messo? Cioè è tipo come nella grotta che è fermo lì ed è fermo. Lui non è in una grotta, è in questa spiaggia. Ok, ma è tipo sbuca dalla sabbia o sbuca è dalla sabbia fuori? Sbuca dalla sabbia. Quindi comunque non è che può vederci addosso. È fermo, è fermo. È fermo, ok. Fermo attorno. Ragazzi, allora, c'è di nuovo il caro nostro amico Vermone. Dov'è? Quello che ho bruciato? Quale Vermone? Sì, proprio lui. Dov'è che quale Vermone? Brucio? Là davanti, e indico vero, il centro della spiaggia dove la volta scorsa c'era invece la pietra gigante. Si sta muovendo? No, è fermo, ma non escludo che possa colpirci da un momento all'altro, come peraltro hanno fatto i due bullet. Ok, teoricamente io sono ancora in volo. Provo a liberarmi. Tu puoi alzarti in volo. Ok, comunque. Ok, questa volta sono sicuro che non c'è un tetto, quindi posso alzare un po' di più. Comunque, ragazzi, se per voi va bene, vado un attimo a controllare la grotta. La grotta dell'altra volta per vedere se c'è qualcosa di diverso. Ti muovi per logica, controllare la grotta. Aspetta. Sei alzato in volo, aspetta. Vedi, devi andare. Tutto questo non ha senso. Aspetta. Gika, aspetta. Se mi fermo. Mi fermo un attimo. Non ha senso tutto questo. Mi chiedo cosa succede se io ricasto di nuovo la pergamena. Dove andremo a finire questa volta? Infatti. Sembra quasi che. Non so se è una buona idea. Siamo a metà tra il piano etereo e cioè. Non lo so, non. Beh, Clad, si continua a lanciare Clad. Non si mette a punto. Clad, pensaci. Ispirazione. Una domanda, che cazzo è sto piano etereo, cazzo? Grazie. Ci sta portando sempre più avanti. Sì, okay. Non ero con voi alla prima missione, ma siamo a metà, certo. Non so cosa sia il piano. Che cos'è il piano etereo? Te la faccio semplice. Immaginati un mondo parallelo che è qui, ma non riesce a vedere, ok? Che è il motivo per il quale non potevamo interagire tra di noi. Ed è il motivo per cui io in questo momento. Il terreno inizia a tremare. Tutti quanti voi mi fate un tiro a salvezza su destrezza. Difficoltà 18. Posso evitarlo io? Tu non vuoi. Tu vuoi pensi. Anche quasi un po' evitarlo. A vedere quel coso. Hai detto salvezza destrezza. Tu destrezza. Ma sì, certo, figurati. Vantaggio pure. E Master se 22. Intanto questo. Ok, Master, intanto ho distratto lo scivolo. Intanto preparo un'azione. Preparo un'azione nei confronti di Yandar, se vedo che c'è il rischio che sprofondi verso il basso, lo cerco di prendere al volo. Peso 90 kg. Lo cerchi di prendere al volo, è improbabile che tu faccia la distanza di volo insieme. E poi una reazione, no. Deverebbe il significato di tutta questa scena. Sì, sì. Okay, va bene, a voi. Chi di voi tira difficoltà lì? 20, altrimenti subite 10 danni e cadete prone. Tanto, qua di PF da buttare ce ne abbiamo, Master. Lì, va, vai, è forte. Io non sto andando forte, non sto andando forte ancora. Ce ne abbiamo qua. Ti sto beccando quando non hai l'ira, tipo quando non hai l'ira. Ovviamente, quando non sono in ira, quando non ho schiappi. Cioè. Quando non ho l'ira. Tutto così, funziona così. E chi fallisce il tiro, tra l'altro, inizia ad insabbiarsi. Sto cadendo nella sabbia? Sì. Sabbia mobile? Non è sabbia mobile. Non sono sabbia mobile. Ma cosa? Stai penetrando nella terra. La reazione istintiva è mettere un braccio dentro che ovviamente mi rimane bloccato.
accidente, non sei in grado, siete in grado di nuotare nella, nella sabbia. Sì. Nuotare nella sabbia. Che cosa? Aumentare la velocità di movimento. E io guardo, voi, e io guardo quasi mentre sto sprofondando. Oddio, 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 oddio. La cosa è che, la cosa è che soltanto Cloud sa che cosa sta accadendo. Cioè, soltanto Cloud sa cosa sta succedendo. Cloud! Che cos'è? Ha iniziato a scuotersi. Io evidentemente che l'ho visto. Sì, vedi, non vedo mai che fa così. Però loro ancora non lo vedono. No, tu vedi, per me che fa così. Ok. Cloud, dimmi dov'è che fa, che prova a fare qualcosa. Non penso che tu possa toccarlo. È laggiù. Chi ha detto che, chi ha detto che lo vuole? Esatto. Chi ti ha detto che lo voglio toccare? Vabbè, io ti indico il punto esatto di dove c'era la pietra ghiacciata la scorsa volta. Quindi se hai un minimo di memoria spaziale sai che dove era il colosso, il granchio colosso la scorsa volta. Ok, ok, diciamo prova a quadriangolare tra memoria e le sue indicazioni. E in quel punto prova a lanciare una profumatissima palla di fuoco. Cast. Attenzione. Attenzione così. Danger zone. Arrivo. Tactical nuke incoming. Mi fa sempre ridere quando vedo l'animazione del palla di fuoco. Aspetta che boom. Sì, perché parte guarda, tipo la scia e poi kaboom. A volte è anche ridato, non ho capito, non mi ancora più ridere. Ah, sì, aspettate infatti, che non avevo gli slot, ora lo lancio. Grazie spaccamucca. Aspetta che non me la fa. Grandissimo. Dove cavolo è l'area? Ok, intanto faccio danno. Bomba, buono. Giuda. Applica il danno. Allora, questo lo vede Cloud. Un'enorme esplosione che non la vedete a colori. È in bianco e nero. Cloud, vedi, sei l'unico che vedi i risultati su queste creature. Questa creatura ora è non sana, diresti? È come la prima volta che l'avete vista. In questo momento Quasin hai fatto 18, George hai fatto 3, Gab 13 e Tarival 8. Quindi George e Tarival sparita. No. Tarival e George sono gli unici che vedono la creatura. Quasi nei Gab non vedono la creatura. Ma che cosa sta succedendo? Quindi per Quasi e per Gab sono spariti gli altri due e non vedono la creatura. Mentre George e Tarival vedete la creatura e vedete tutto il resto in bianco e nero. La creatura è a colore. Master, io sto cadendo nella sabbia ancora. Tu sei sono dentro la sabbia. Ti sei inondato nella sabbia, tipo. Cioè sei nella sabbia, incastrato nella sabbia. Ok. Aiutami, dannazione! Ti sto sorvolando in testa e ridendo mentre lo fai. E c'è qualcosa. Se prova ad avvicinarsi. Giuro che se non mi aiuti. Sì, tipo con la mano. Dammi una mano, accidenti! Posso scavare con una palla di fuoco sotto di te? Ah no? Perché voi altri sentite tutta la conversazione, no, però non voi. E tanto non ci sono più, che cazzo faccio? Master, prova. Dove è andata la pergamena? Posso provare a liberarmi? Certo, assolutamente sì. Mi fai un tiro di atletica o acrobazia? Lo facciamo con difficoltà superiore a 13. Direi che provo atletica. Sta a vedere che figura che faccio, eh. Se non ci riesci ho un'idea. Vabbè, ci riuscito. Invece okay. Prendiamo i trigger, ragazzi. Okay, comunque Master intanto vado da Cloud e gli dico, o meglio, mi avvicino a lui e gli dico:
Aspetta, tu sai fare i rituali? Sì, perché? Leggi. Ok. E leggo. Master, ripeti che non mi ricordo. Quello. Atalag, Eram, Led, Oesum. Atalag, Elag, Ed, Oesum. Porco due. Che senso? Io ancora tutto questo non ho capito un chiaro. Avete capito il trigger, però, che okay, va bene. Nuova mappa! Nuova mappa! Nuova scena. Ambiente. Dov'è che stava quella lì? Sì, ragazzi, comunque tutto questo ogni volta che cambia mappa io prendo schiaffi comunque. Tipo... La prima sei sotto un bullet, dopo sei sotto la sabbia, adesso sei tipo sott'acqua. Prendo fuoco adesso. Questa è la ricompensa per aver cambiato PG. Welcome to the party. Ecco, figurati. Adesso, boh, spawna Serac, mi guarda, mi fa uè, disintegrazione. Siamo da sindaco. Oh, oh no, il sindaco, il villain. Lo sapevo, dovevo essere io il sindaco, non lui. Poi mi tira i libri, mi fa 30 danni, tipo. Allora, sapete che avete speedrunnato tantissimo, perché non chiedete informazioni di niente, ma ci sta, ragazzi, è il bello della live. Allora, teniamo questa canzone. Vedete? Una candela. Questa... Oh, scusa, vediamo niente. Vedete? Niente. Pardon. Siete nel reame moto, sessione finita. No. Mettimi... Va bene anche così, va bene. È nell'immagine scenica. L'hai attivata tu? Aspetta lì. Buttiamo dentro i token. Grandi. Che entrano con i token. Intanto faccio la descrizione di gioco che vedete. Allora, vedete questa candela? Ed è l'unica cosa all'interno di questa stanza. Poggia su questo tavolo in legno. E poca alla volta, la luce che emana, la vedete spargersi all'interno della stanza, illuminando di un colore proprio questo arancione tipico delle candele. Il resto di questo luogo. Vedete i vostri compagni. E voi apparite, non al contrario, all'interno di questa stanza. Gli altri sono colorati. Aspetta. Sì, ma sì. Tutti quanti voi notate un qualcosa di diverso. È simile alla vostra sala da guerra. Potete vedere questa scena. Vi è un uomo completamente coperto di abiti neri che parla con il sindaco. Il sindaco lo osserva, ma ha uno sguardo rintontito. Accenna dei movimenti di capo, come dire sì. Ma per un attimo questo uomo incappucciato alza la mano e punta lo sguardo verso di voi. Vi osserva, dice: ah, qui siamo al di fuori del tempo, quindi avete trovato una soluzione. O siete finiti qui per sbaglio, sbaragliando a destra e a sinistra quello che raccoglievo qui dentro. Vi osserva, avvicinando lo sguardo. Voi lo vedete in bianco e nero. Mi frappongo tra il gruppo e lui. Chi sei tu? Che cosa sai quello che è successo? Io non sono nessuno di vostro interesse. Sapete soltanto che
Siete riusciti a mettermi i bastoni tra le ruote? Di che colori sono? Lui è curioso di questa cosa. Cioè, non ha. Per quanto possa essere una persona umana, non ha uno sguardo distintivo. È coperto. Però notate che ha questo sguardo curioso. Quasi, no? Tu che sei un mago, tra l'altro, ok? È la curiosità di qualcuno che potrebbe essere una persona che legge molto. Cioè, è il classico stereotipo di una persona curiosa che legge, che legge tanto. Estremamente curiosa di sapere, tra l'altro. Proverò a indovinare, sei... Ciano? Ah, Ciano. Ciano, non credo. Non credo di essere di colore Ciano. E lui ride sotto questi... Ride sotto queste vesti. Aspetta, ma aspetta un attimo. Prendo la candela. Ah, ma aspettate un attimo. Tu provi a prendere la candela, la traversi. Cosa? Ma aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Lui si rivolta verso questo nano che è il sindaco e dice: hai capito cosa sta succedendo? E questo sindaco rimbambito, chiaramente non in sé, non è una persona sana in questo momento qui, fa sì con la testa e prende la prende ed esce dalla porta e se le chiude le spalle. Il sindaco o lui? Il sindaco. Il sindaco. E lui dice: oh, beh, il mio tempo a disposizione... Ditemi. Ditemi. A un certo punto sentite il sindaco bussare alla porta. Ma che c'è qui dentro? Ti sto sentendo parlare. Con chi stai parlando? Sentite lui che bussa alla porta. Proprio. E lui guarda voi però. Guarda voi. E deve essere soltanto un'entità strana qui dentro. Quell'entità strana sono io. Tu sei di troppo. Ti voglio adesso fuori da qui. E gli voglio lanciare una culo mentale. Un culo mentale. Grossissimo. Grossissimo il culo mentale. Ok. Gli sei in grado di vedere. Mentale. Il bersaglio deve effettuare un tiro salvezza su saggezza. Poi prova. Vai. Tipo cappuccio. Ma perché è così simile a Perry? È vero. Con la fantasia. Come l'ago poliziotto. Che l'hai fatto? Questa cosa è grossissima perché se entra sappiamo sempre dov'è. Lanci l'incantesimo. E lui... Non accade nulla. Casa. Vaffanculo tutto. Master, metto lo spadio dietro la schiena e provo a afferrarlo per il bavero. Lui... Provi? Lo stai attraversando. Lo attraversi. Inciampo e cado. Mi immagino davanti proprio perché sto andando. Quando tu possi inciampare, Sì. Sì. Vai di avanti. Okay. E lui risponde a questa cosa qua, dico: oh, non immaginavo che ci fossero anche arcanisti in mezzo a voi. Questo è strabiliante, è unico nel suo genere, per quanto sia folle. Senti bello. Ma è divertente. Senti bello, parla potabile per favore, non ci stiamo capendo una sega. Ma voi non dovete capire. E questa è la cosa divertente. Voi non dovete capire niente. Dovete fare e basta. Senti bello, però se a un certo punto se a un certo punto divento daltonico, voglio capire perché divento daltonico, puttana Eva. Ma lo so, voi li chiamate oculisti o cose varie. Lo sapete piuttosto, in un'altra dimensione qui... Da qui a pochi giorni, il 17 aprile, ci saranno, come si chiamano, i Hero contro i Deventi Nation. Ma voi non sapete nemmeno cosa significhi tutto questo. Diventi cosa? Che fandonia! Sì, pensate... Che fandonia stai dicendo?
Ah, fandonie, fandonie, cosa dite? Voi, voi non comprendete l'immensità di quale io ho il potere di poter vedere tutto quanto ma non poter far nulla. È quasi onniscienza. Ma io ne troverò la chiave. E tu, sì, tu con quel cappello in testa, con quelle cuffie che mi stai guardando attraverso quel rettangolo, non puoi comprendere. Non puoi comprendere. Amico io mio, lo vedo troppo oppio. Io lo vedo. E per quanto no, io vabbè, possa avere male. Tutto il tempo a disposizione, sappiamo benissimo che per le 23:30 qui deve finire tutto quanto. E allora, ma che aspettate? Non troverete mai una soluzione. Non vi è soluzione. Vi è soltanto un ultimo episodio. Clad, la pergamena! C'è la gica. La creatura, questa essere, si siede. Presto! Su questa scrivania. E mentre voi vi muovete, lui si rilassa. E svanisce al contrario. Lo vedete sparire. Beh. What the fuck? Che cavolo è appena successo? Ah, scusatemi. Mentre svanisce, per un attimo acquista colore. Vedete una carnagione ambrata. Potrebbe essere il tratto asiatico. Ok? Non l'avrei mai detto. Comunque, dai, quasi, portaci a casa. Leggi e te la proprio butto in faccia. Punk. Dici di essere il migliore di tutti, l'arcanista più forte. Dà una spiegazione a questo. Qui c'è qualcosa che è inspiegabile persino. Voglio semplicemente avvicinarmi dove se n'è andato via. È una scrivania nella quale tu vedi lui dissolversi. Cioè sta vaporizzando, sta svanendo. Caspita, perché avete presente gli effetti? Avete preso di Ghost il film? Come fanno i fantasmi che Fire svanisce in quel modo lì? Sì. È quell'effetto bruttissimo che non ha senso che ci sia. E io li voglio, che prima che se ne vada, mentre sta andando via, voglio urlare: te l'hai data tu la pergamena, perché? Persuasione. Deve essere collegata. No, è qualcosa di più grosso, secondo me. Qua... a cagare. Multidimensionale sto coso, cioè... No, 9. No, vale. Ok. Cioè, guardi, dice... la vita. Che cosa significa la vita? Avercene una. La... Madonna. Oh, beh, ci ho provato. Guardo verso Gika. Lui sparisce. Sparisce? Lui sì, è diventato cioè si dissolve. Non visibile. Per quanto puoi sapere, ormai non è visibile. Cioè, lui non è visibile, non potrebbe anche essere lì praticamente. Cioè, non si capisce più un cazzo, ma è della favola. Lui non è più visibile ai vostri occhi. Visivamente e anche come aura. Sembra non esserci più. Sentite bussare alla porta, chiaramente. Gika, qualcuno ci porti via da qui. Io sono lì con la pergamena aperta. Che cazzo posso fare? Io posso soltanto... Ah, va bene, va bene, va bene. Vai, leggi. Quello. Atalag Eram Led Osium. Atalag Era e Led Osium. Non accade nulla. La pergamena nella vostra mano, però... prende fuoco come col suo solito e si consuma. No! Fermo! Che cosa? Eccoci qua. Cosa hai fatto, Gika?
Sentite bussare alla porta. Non è colpa mia stavolta. Sentite bussare forte alla porta. Ma Master, prova a interagire con la porta. Riusciamo a... Apri la porta, interagisci con la porta. La porta l'apri. La porta l'apri. E lui... Ok. Ma cosa... io sono stufa di vostri scherzi. Sono stufa. Vi ho lasciato lì dentro. E indica la porta alle sue spalle. Oh. Blocca quel bastardo. Prendilo. Lo prendo, sì. Master, lo prendo con il, proprio lo prendo al bavero e lo alzo. Sì, io lo... Oh, ma che che state facendo? Guardi, guardi, chiamate quel culo, che succede? Mi metto cranio contro cranio e gli parlo. Ascolta, adesso tu mi dirai dove hai preso quella pergamena. Ok, e mentre quasi mi fa questo io casto zona di verità. Zona di verità? Mi dice... Ma l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo fatta per seguire le tracce. Chiaramente è la verità. È la verità. Cioè, per seguire le tracce. Senti Ciccio, ti abbiamo visto poco fa. Ti abbiamo visto poco fa, o meglio, forse per te era il passato, però noi ti abbiamo visto poco fa che stavi parlando con un tizio che ti ha dato la pergamena. Ma io non ho parlato con nessuno, vi ho appena lasciato lì. Indica lì. Lì. Master. Avendo competenza di intuizione, no? Ti dico, senza un tiro nel caso, riesco a capire che quest'uomo stia dicendo la verità. Perché io non conosco l'incantesimo di... ma non conosco l'incantesimo. Ah, intuizione, devi fare il tiro, allora mi spiace. Ok. No, no, perché avendo competenza te lo chiedevo. Con il tuo risultato ti dirò cosa vedi. 14. Vedi un nano che è stato aggrappato da te, che è quasi minacciato, che dice: ma che ho fatto? Ma io... Lo guardo, lo tengo su a mezzo metro da terra. Dopo aver fatto questo in preda alla mente, perché ho visto tutto questo, non ci ho capito niente, anche rispetto agli altri. Lo lascio piano piano, lo appoggio a terra. Aspettate. Dice la verità, però. Ma lui tira fuori la pietra della comunicazione, ti fa lì, questa. Questa cosa! Ci hai mandato nel piano etereo! Chi era quello che era prima qua? Chi cazzo era? Ah, con te non ci parlo! Con te non ci parlo! Con te non ci parlo! Sulla sedia, allora, affanculo. Uff! Aspetta, chiama, arrivate le mani, lo chiamate, e allora lo facciamo! Cosa vuole fare? Se vedo che Clad si avvicina, metto un braccio davanti, cioè... Tu hai raccolto tutte queste informazioni, tu ci hai detto di andare a quella roccia, tu ci hai mandato da questo squilibrato dal mondo etereo e tu hai fatto quella pergamena, quindi tu devi sapere qualcosa. Ma non l'ho fatto, io mi hanno dato una mano a farla. Io non quasi. Chi ti ha dato una mano? Non sa niente. Dai zitto gigante, qual sa sempre qualcosa l'umano. Voglio sapere. Chi ti ha aiutato? Gli arcanisti di Altarius, Balatuan, anche lui. Lui ne sa molto. E allora li porti tutti qui. Se no, giuro per Dio che brucio questa struttura. Quale Dio? Che Dio potresti venerare tu? Non importa. Ce n'è uno in particolare. Oh mio Dio, che... Non lo vuoi sapere. Madonna, che gran mal di testa. Bastardo. Basta. Maledetto. Master, l'ambiente più o meno è tornato normale o siamo ancora... Voi venite a colori, ragazzi. Okay. È la normalità. Sì. Siamo tornati... Per quanto possa sembrare piano, strano, è la normali. Potrebbe essere. Io dico, potrebbe essere il piano materiale. Io continuo a chiedergli, voglio sapere chi è quello che c'era prima qua. Ma chi? Ma chi? È chiaro che non lo sa. Dobbiamo capire più a fondo. Dobbiamo capire gli arcanisti che l'hanno aiutato. Dobbiamo radunare tutti quanti. Qui c'è una magia più alta di quella che si potrebbe comprendere. Una magia che potrebbe portare al successo dell'universo. Conosco un incantatore qui dentro che si occupa di magie così contorte. Portate. Ne ho sentito parlare. Si chiama Zerith. È un drow. Quelli che chiamano elfi scuri. Io la voglio conoscere. Voglio estirpargli l'ultima verità che ha celata. Scusami, ma tu mi sembri l'unico che ci possa avere... Insomma, vi ho lasciato che eravate lì dentro.
Non so, 5 minuti fa. Non lo so, siamo lingua. Non sto parlando con te, per favore, fammi parlare con lui, che mi sembra l'unico ragionevole. Staticamente indicando l'omone grosso, dico, per favore. Oh, io non ti ho toccato con un dito, cazzo ho fatto io. Ti puoi fidare di Gika. È un'incantatrice esperta. Puoi parlare con lei. E va bene, allora... Cosa sta succedendo? Perché mi credete in questo modo? E con questa frase terminiamo la nostra sessione dal titolo regia. C'è una risposta. Ho perso tempo. C'è una risposta. Lago, che ansia. Ah, salutiamo tutti. Saluto tutti. Just chatting. Saluti YouTube. Smorziamo. Just chatting.